Buonasera a tutti. Forse molti di voi non sanno che Giovanni Brusca, l'uomo che schiacciò il comando, che fece saltare in aria Giovanni Falcone, gli uomini della sua scorta e sua moglie, stava vedendo proprio questo film quando sono entrati nel suo covo i poliziotti. Era lì a guardare questa intensa interpretazione di Giovanni Falcone fatta da Michele Placido per la regia di Ferrara. Ecco, noi dopo questo film, adesso ci sarà un attimo di pubblicità, proponiamo con la 7, abbattiamoli, chi ha voluto le stragi della mafia. Eravamo entrati in un labirinto di mezze verità, verità, falsità, bugie, la storia della mafia. Un labirinto che aveva una sottile linea rossa che passava attraverso tutta una serie di processi. A questi processi molto spesso si danno e arrivano in questi processi delle sentenze, ma a tante domande anche questi processi non danno delle risposte. Tra qualche istante, dopo la pubblicità, abbattiamoli. Un anno fa con Abbattiamoli, chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra, eravamo entrati in un labirinto di verità frammentate, di mezze verità, che erano ovviamente molto difficili da scoprire, da dipanare, e avevano un filo rosso sottile che le legava e passava attraverso tutta una serie di sentenze che culminarono, come tutti sapete, in quella clamorosa di primo grado, la famosa sentenza Stato-mafia, il famoso processo sulla trattativa che condannò in primo grado uomini importanti dei carabinieri e del reparto operativo speciale. Ora sapete benissimo che allora ci furono mille polemiche, ma a settembre il Tribunale, la Corte d'Appello di Palermo, ha ribaltato quella sentenza e ha detto una cosa molto forte. Questi uomini sono innocenti, ma la trattativa, cioè il rapporto, il dialogo tra una parte dello Stato e la mafia c'è stata. Solo che quegli uomini non avevano la consapevolezza di rapportarsi e fare una trattativa vera tra Stato e mafia. Cioè non c'era il dolo, ma la trattativa, il rapporto sostanziale, c'era stato questo scambio tra loro e alcuni personaggi molto importanti all'interno della mafia. Ecco, oggi la sensazione a distanza di 30 anni, lo sapete, il 23 maggio ci fu la strage di Capaci, dove persero la vita Falcone, sua moglie Francesca e gli uomini della scorta. Sembra che quel filo si sia assolutamente smarrito, un filo che portava, avrebbe dovuto portare alla verità. E le domande che noi avevamo posto all'interno di Abbattiamoli sono rimaste senza risposta. Perché, per esempio, la villa dove era rimasto latitante nel cuore di Palermo, Totorina, non venne perquisita dopo che Totorina era stato arrestato dagli uomini del ROS? Perché, per esempio, Bernardo Provenzano, che è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato guidati da Cortese nel 2006, non era stato arrestato dagli stessi uomini del ROS nelle campagne di Mezzoiuso, quando i carabinieri erano arrivati a due passi? Erano lì, è vicino, lo potevano catturare. Ma poi perché, soprattutto, Totorina ha continuato negli anni a chiedere ai propri uomini, anche quando era in carcere, di eliminare il dottor Nino Di Matteo, l'uomo che ha esercitato l'accusa nel processo Stato-mafia? Ecco, a queste domande ancora oggi non è stata data risposta. E questa sera rivediamo insieme a voi Abbattiamoli. Thank you.
Sono stato cercato dallo Stato. Al governo dovevo vendere i morti. Questo è il Cretto di Alberto Burri, un'opera di straordinaria bellezza e di grande intensità emotiva, creato proprio qui, nel luogo dove sorgeva la vecchia città di Gibellina all'inizio degli anni Ottanta. Questa zona fu interamente distrutta dal terremoto. Fratture di cemento nel terreno che hanno inglobato le macerie. Quasi una sorta di pietrificazione della memoria, come dire che il terremoto può distruggere sì un paese, ma non può cancellare la sua storia, non può cancellare la sua verità. La verità di cui cercheremo di ritrovare il filo in questo labirinto dei detto non detto, dei non ricordo, è la verità della trattativa tra una parte deviata dello Stato e la mafia. Sono passati quasi 30 anni, ci sono stati processi, ci sono verità cristallizzate in sentenze, ma ancora sono troppe le domande a cui nessuno ha dato ancora una risposta. Viene fatto, viene verificato un po' prima dell'ordine di Capaci, c'è tutto il terreno smembrato. Abbiamo già udito un tremendo vuoto, non c'era un macello. I cinque colleghi sono scesi giù e unitamente al magistrato. Il magistrato stava suonando. Guardate un autobombo o qualcosa. I colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno. Tranne uno, Mullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. Ci sono questi di un po' sorpoli. Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato. Non sappiamo se si tratta del giudice Borsellino o della pista di un altro collega. A quanto pare era Borsellino. Colonnello, deve sempre decidere lui o deve andare incontrato da lui. Può fare, anche mi dice, ma che abbia decisione. Ma non ci vuole abbattiamoli. E questo è la cosa. Totò Riina viene catturato il 15 gennaio del 1993. Ma grazie a chi fu catturato? È vero, come dicono alcuni, che fu Bernardo Provenzano a dire agli uomini del ROS come trovare Totò Riina. Fu lui a dare le indicazioni che permisero l'arresto del numero uno di Cosa Nostra? E perché però quel giorno stesso non venne fatta la perquisizione nel covo, in quella villa nel cuore di Palermo, dove Totò Riina insieme alla sua famiglia ha vissuto gran parte della sua latitanza? Quel patto scellerato
tra una parte dello Stato e Cosa Nostra continua ancora oggi con Matteo Messina Denaro, condannato per le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e per le bombe del 93, e oggi diventato un fantasma, invisibile. Per 23 anni Totò Riina, il capo dei capi, vive nella sua Palermo, trascorrendo le vacanze estive a Mazara del Vallo. I suoi quattro figli nascono tutti in una clinica del capoluogo siciliano, registrati non sotto un finto cognome, ma con quello della madre, Ninetta Bagarella, sorella del boss Leo Luca e moglie di Totò Riina. Riina dunque per anni trascorre una latitanza tranquilla a casa sua grazie alle coperture di cui può godere. Fino al famoso 15 gennaio del 1993, giorno dell'arresto. Un arresto su cui gli investigatori si muovevano da tempo. Muore Falcone e vogliamo fare qualcosa, vogliamo combattere. E quindi sbarchiamo a Palermo, organizziamo la ricerca del nemico. Andiamo a cercare Riina, i corleonesi, gli autori. Per noi era chiaro che era stato Riina. Dobbiamo seguire il quartiere Noce di Palermo, perché Riina la noce l'aveva nel cuore, dicevano i collaboratori di giustizia. Quindi iniziamo a lavorare su questa famiglia mafiosa, i Ganci. I Ganci. Tra i tanti pedinamenti, un pedinamento avrà un'importanza strategica, fondamentale. Un giorno seguiamo Ganci Domenico e, arrivati nei pressi di via Bernini, lo perdiamo durante il pedinamento. Poi arriva un collaboratore di giustizia importante, Balduccio Di Maggio, e lui diceva: Riina lo tengono i Ganci della Noce oppure i fratelli Sansone della famiglia Uditore Passo di Rigano. Non erano conosciuti all'epoca, ma lui diceva che erano imprenditori edili. Allora noi rapidamente abbiamo fatto gli accertamenti, abbiamo visto che questi fratelli Sansone avevano un'utenza Enel proprio in via Bernini 54. A questo punto per noi questo obiettivo di via Bernini 54 diventava subito un obiettivo importante. Quindi ci siamo battuti con la procura di Palermo, con il procuratore Alicuò. Perché affinché ci siamo battuti? C'era qualcuno che non riteneva via Bernini 54 l'obiettivo vero?
Sì, Balluccio Di Maggio aveva raccontato quelle che erano state le sue frequentazioni con Riina e dove aveva accompagnato personalmente Riina, e aveva indicato Fondo Gelsomino e altri 3-4 luoghi che, parliamo di 4-5 anni prima, dove lui 4-5 anni prima aveva accompagnato personalmente Riina. Quindi cosa era accaduto? Il procuratore Aliquò, che dirigeva la procura prima che poi giungesse Caselli, insieme ad altri all'arma territoriale, avevano deciso di preparare un blitz su tutti i luoghi dove Di Maggio aveva accompagnato Riina, ritenendo che in uno di questi, e in particolar modo Fondo Gelsomino, sicuramente avremmo potuto trovare Riina in persona. Io, quando ho capito questa situazione, ho rappresentato che secondo me era importante seguire, invece controllare via Bernini 54 per i motivi che ho detto. Il rischio, secondo lei, secondo il suo intuito, fare un'operazione a Fondo Gelsomino poteva bruciare tutto. Sì, sono le stesse cose che io ho esposto, con la difficoltà che io ero un piccolo capitano e sono stato costretto a chiedere di portare Balduccio Di Maggio a spiegare insieme a me la situazione, e gli ho chiesto precisamente: scusi, secondo lei in questi luoghi dove lei ha accompagnato Riina ci troviamo Riina? E lui ha detto no, assolutamente no, sono posti buoni per iniziare a lavorare. Balduccio Di Maggio, della famiglia di San Giuseppe Iato, era stato l'autista di Totò Riina. Arrestato nel 1993 a Borgomanero, vicino Novara, viene condotto a Palermo, dove permette al reparto operativo speciale dei carabinieri di individuare il covo del capo dei capi. Ma le cose andarono davvero così? Colleghi della stazione di San Giuseppe Iato ci segnalano l'allontanamento volontario di questo Di Maggio, che era un boss emergente, dal paese, cosa strana. Era andato in contrasto con qualcuno? Era andato in contrasto molto probabilmente con i padroni della zona, che erano i Brusca, la famiglia Brusca molto vicina a Totò Riina, in particolare con Giovanni Brusca, che era nel cuore di Riina, e quindi chi va in contrasto con questi personaggi in Cosa Nostra fa una sola fine. Quindi decide di andarsene? Decide volontariamente di allontanarsi, sparisce. Chiediamo all'autorità giudiziaria di poter sottoporre intercettazione telefonica e ambientale dopo averlo localizzato a Borgomanero, in provincia di Novara. Ecco, per mesi lo tenete sotto controllo, senza avere grandi riscontri, però a un certo punto c'è una telefonata che fa cambiare tutto. Esattamente, a un certo punto c'è una telefonata che fa intendere che ci sia un traffico in atto di droga o di armi o di qualcosa di simile, e quindi, anche perché erano passati parecchi mesi, decidiamo di far intervenire immediatamente i colleghi sul posto per dirci che cosa succedeva. I colleghi vanno e effettivamente trovano un'arma, un giubbotto antiproiettile, dei proiettili, forse anche un po' di droga, e quindi ci avvisano immediatamente, sempre in accordo con la Procura di Palermo, partiamo io con il mio personale per andare a proseguire l'indagine. Ci richiamo a Novara e arriviamo in tarda serata e troviamo tutto il personale di Novara in compagnia di Di Maggio, che era apparentemente tranquillo, sereno, anche se sembra una dicotomia, sereno ma triste, preoccupato, pensieroso. Aveva paura di fare una brutta fine? Diciamo che nelle ore successive così si è capito, anche perché la situazione che ho descritto prima era quella. Lui era in contrasto con i Brusca e quindi poteva aspettarsi solo cose negative per lui. Oppure aveva anche paura di non potersi fidare davvero, anche di uomini vostri, per dire. Ma fu la prima cosa che disse, che non voleva parlare con personale della Sicilia, delle forze di polizia, ma questo comprensibile, perché purtroppo Cosa Nostra ha sempre avuto infiltrati ovunque, quindi anche... Quindi con lei, che era piemontese? Io ero piemontese, glielo dissi, se lo tranquillizzai, sono di Torino, sono a Palermo da due mesi, quindi... Stia tranquillo. E si aprì? Iniziò sì, a aprirsi? Sì. Illustrai tutte le... come succedeva all'epoca. Illustrai tutto per filo e per segno le norme che regolavano un'eventuale collaborazione, e lo invogliai, anche perché lui era con una compagna in attesa di un bimbo che poi ebbe, o era appena nato. Quindi aveva chiaramente tutto l'interesse a ricostruirsi una vita lontano da Cosa Nostra. L'arresto quando venne fatto? 8 gennaio 1993. In quelle ore in cui siete rimasti insieme, perché fu una lunga notte. No, sì, tutta la notte, da mezzanotte fino alle 8:00 del mattino. Su Totò Riina disse delle cose importanti? No, immediatamente no.
subito dopo però diede qualche indizio abbastanza labile su quello che poteva essere appunto il maggiore cercatore dell'epoca, Totò Riina. Disse che l'aveva visto una volta 5 anni prima, portando un figlio a una comunione dalle parti di Corso Calatafimi a Palermo, e una seconda volta 2 anni prima, quindi epoche lontane, appoggiato da una parte nei pressi della zona Leonardo da Vinci a parlare con un'altra persona. La zona Leonardo da Vinci dove non lontano da non dove lontana, poi è stato trovato, anzi vicina poi al covo famoso di via Bernini, dove ha parlato brevemente di questi incontri con Riina, ma si era accusato di essere appartenente a Cosa Nostra, aveva confessato decine di omicidi con dovizia di particolari e altre vicende. Quindi era dovere immediato cominciare a sviluppare già comunque un'attività investigativa. Salvatore Baiardo è il gelataio piemontese condannato per favoreggiamento per aver gestito durante la stagione stragista la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Ma del giorno dell'arresto di Balduccio di Maggio fa un'altra ricostruzione. Io, Giuseppe, quella sera c'era mio cugino, c'era Filippo, abbiamo finito di giocare a carte. Sì, come di solito giocavamo a poker la di sera, notte? Così. Quando di giocavate? Notte, sì, sì. Io lavoravo anche, cioè quando chiudevo l'attività, poi si andava a casa, faceva 2 chiacchiere, una spaghettata, e ci si metteva, le donne andavano a dormire, ci metteva a fare il pokerino. Poi una mattina alle 6 esco, vado a prendere, come sempre, i vari croissant così per fare colazione, faccio un incontro, beviamo il caffè, 2 chiacchiere e torno subito a casa. E dico, Giuseppe, sai che è arrestato a Di Maggio? Perché si era messo già in pista per poter avvisare Salvatore Riina, perché si sa che lui... Era l'autista, l'uomo di vicino. Sapeva tante... Segreti, dove era latitante, per esempio. Chi gliel'ha detto, scusi? Conoscevo tutti, si può dire tutti, puliti e non... Indivisa e non indivisa, ma era uno sa, è una notizia molto riservata. Lei mi sta dicendo, io lo so, ufficialmente è l'8 di gennaio, molto prima. Lei era a cavallo tra Santo Stefano e fine anno. La data non coincide con quella ufficiale. Si vede che dovevano tenerla nascosta, quella da, non lo so. Ma chi è che gliel'ha detto? Scusi, si può sapere? Era un uomo delle forze dell'ordine? Sì, era uno di quelli che stanno un po' di qua, un po' di là. Lo so questo, evidentemente se sta anche di là non lo so, ma di qua stava sicuramente, perché ci teneva aggiornato su tante... Ah, vi teneva aggiornati? Lei l'arresto di Balduccio di Maggio lo colloca sicuramente l'8 gennaio, cioè... Sì, senz'altro, perché c'è stata questa interlocuzione telefonica con i colleghi, le telefonate registrate ci sono... Di fatto, tutti i documenti? Quindi... Ma sì, ci sono le telefonate registrate, da cui è partita la cosa, non si scappa. Se mi sbaglio io di un giorno può essere, ma che ci siano state vicende strane prima o dopo no. A quel punto però non dovevate immediatamente avvisare Totò Riina di quel rischio? È quello che ha subito fatto Giuseppe Graviano, si è messo in moto per cercare di, come infatti mi aveva chiesto anche a me, fa tutta la sera di pigliare la macchina e correre giù, e gli ho detto di sì, solo che poi l'indomani, non so come mai, non so, non chiedetemi il perché, tutto sospeso. Non è stato più avvisato? Non si doveva fare. È strano però, cioè, il legame forte che aveva con Totò Riina, Graviano, perché non lo va a avvisare? Non lo so, questo non... Gli dice vai giù, prendi la macchina, vai. Questa è la prima cosa che mi ha detto. Ovviamente non le ha detto dove doveva andare, gli avrebbe detto dopo, o lei sapeva dove era nascosto Totò Riina? No, evidentemente me l'avrebbe detto o mi avrebbe mandato da qualcuno che... Non e perché so. All'improvviso non avvisarlo? Non lo so, questo non so dare una risposta. Forse Provenzano, come dicono, ha dato il via libera per prendere Totò Riina per chiudere la fase delle stragi? Perché è strano che Graviano non muova subito qualcosa per... avvisare Totò Riina, cioè se viene stoppato, se lei mi dice la prima idea di Graviano è quella di andare subito, subito gliela ha detto subito, e poi qua c'è da avvisare Uzzo Totò, fa tutta la senti di prendere la macchina, ho detto, oh, va bene, cosa devo fare?
non potevo dirgli di no. Una mattina vedono uscire un'autovettura e Di Maggio riconosce a bordo dell'autovettura guidata da quella, da una persona che lui chiama Biondolillo, ma in effetti è un certo biondino, poi verrato è stato ovviamente, e Totorina lo riconobbe. A quel punto l'operazione di cattura venne effettuata a distanza di circa un chilometro da via Bernini, a piazzale Kennedy, vicino al motel Agip di piazzale Kennedy, 800 metri in effetti. E lì scattò l'operazione, che apparve come un'operazione del tutto casuale, nel senso un'operazione per cui i carabinieri nel traffico delle macchine fece un'operazione brillantissima e velocissima. Il 15 gennaio alle ore 8.55 al numero 54 di via Bernini ha inizio l'operazione Belva. Salvatore Riina esce dal comprensorio residenziale dove si trova la sua villa. Alla guida c'è Salvatore Biondino. Viene riconosciuto da Balduccio Di Maggio che si trova con il capitano ultimo nel furgone appostato da giorni davanti all'ingresso del comprensorio da dove aveva già visto uscire la moglie di Riina, Ninetta Bagarella. Voi avete questa balena, la chiamate balena, che era una specie di camper. La balena è la nostra invisibilità, è l'osservazione nascosta, è il nostro punto di contatto. Un furgone bianco era, è, no? Un furgone e all'interno ci sono operatori nostri che osservano. Ma com'era fatto? Eravamo abbastanza artigianali, avevamo questo furgone, all'interno ci avevamo messo il telo dei rifiuti. E sembravamo così, dei poveracci con un mezzo scassato, che è importante dare questa sensazione. Alla fine questa nostra pochezza di risorse è stata la nostra forza, perché siamo sempre ai margini, siamo come dei rifiuti in una scena. Noi siamo andati là e abbiamo fatto le riprese quel giorno, il giorno precedente all'arresto. Abbiamo iniziato il 14 di gennaio, 14, prima abbiamo... dell'arresto, il giorno prima ha iniziato a filmare. Sì, perché la procura aveva assegnato i compiti. Questo Di Maggio cos'è che ha detto di importantissimo? Il fatto che Riina lo seguivano i Ganci della Noce e i Sansone, uditore Passo di Riva, ma soprattutto che il vivandiere di Riina era Di Marco Vincenzo. Cioè la cosa più importante che ha detto Di Maggio è stata questa. Quindi a questo punto tutte le risorse della Procura della Repubblica e dell'Arma Territoriale ovviamente, giustamente, erano state canalizzate sul vivandiere completamente sconosciuto di Riina. E quindi l'Arma Territoriale aveva avuto l'ordine dalla Procura di seguire questo personaggio, che era Di Marco Vincenzo. Ma non si trovava, pare. La mattina il collega del nucleo operativo Balsamo mi dice: guarda, Di Marco è uscito la mattina di casa, perché Di Maggio aveva indicato esattamente chi era la persona. Cioè non ha fatto niente, si è messo la coppola e sul trattore si è messo a coltivare il campo. Dico, beato lui, dico, si vede che ama la terra. E la sera guardavamo i filmati e io alle 10 mi ricordo la scena, guardo Oscar, guardo Vichingo, guardo Ombra, vedo questi ragazzi distrutti, che lavoravano giorno e notte, attenti a tutti i fotogrammi del filmato. E mi viene in mente, dico, ma dov'è Di Maggio? Perché noi stiamo qua con la solita lattina di Coca-Cola, con il pezzo di pizza appoggiato su mobili di seconda mano? E dico, no, Di Maggio quello deve venire qua, ci aiuterà a vedere i filmati, perché lui deve stare tranquillo in un letto e noi qua con quattro disperati. E allora gli dico, no, ho chiamato la Territoriale, gli ho detto, scusate, portate Di Maggio che ci aiuta a vedere i filmati. Guarda i filmati, a un certo punto dice, questo è Di Marco Vincenzo, con la Golf. E io dico, ma come? Stamattina il collega mi ha detto che era andato in campagna con la coppola e il trattore e invece esce da questa casa. Questa è Ninetta Bagarella, questa è Lucia Riina, questo è l'altro figlio di Riina.
quindi noi abbiamo capito che in quella via Bernini 54 molto grande, sì, molto noi, grande. Noi vedevamo un cancello verde, a verde. Sì. Dentro c'erano diverse ville, ma noi non sapevamo com'era, dentro non ci eravamo mai andati. E quindi a questo punto per noi diventa importante. Il giorno dopo io chiedo ancora che Di Maggio venisse con noi nella balena a osservare le persone che entravano e uscivano da questo civico, e ci prepariamo per vedere se da questa casa la moglie o il Di Marco, ma poi sarebbero andati a raggiungere Rina. Ci siamo organizzati così. La mattina mettiamo il dispositivo e stiamo su via Regione Siciliana, ci disperdiamo in un raggio di 3-4 km, stiamo larghi, perché l'invisibilità è tutto. La lotta non c'è se non c'è l'invisibilità, è un'altra cosa, è una celebrazione, una manifestazione, ma la lotta è ombra contro ombra, e tu devi rimanere ombra se vuoi vivere e se vuoi vincere. Quindi stiamo là, io sto con Vichingo, vedo sempre dalle posizioni il dispositivo e lo tengo larghissimo, e a un certo punto ci viene come una stanchezza e sento il tempo che diventa, lo tocchi quasi il tempo quando hai l'attesa e sei in tensione, e a un certo punto Ombra dice: attenzione, è entrato Biondo Lillo, che invece era Biondino Salvatore, il killer del capitano D'Aleo, il regista delle stragi. E dopo due minuti: attenzione, attenzione, sta uscendo il nostro amico Sbirulino, che era il nome in codice con cui nascondevamo, no? Per non farci intercettare via radio Rino. Lo seguiamo, lasciamo un percorso obbligato, il dispositivo unito, ci concentriamo, due macchine davanti, tre macchine dietro, siamo davanti al semaforo di via Regione Siciliana, al Monte Lace. E a quel punto il semaforo è rosso, ok, lo prendiamo, scendiamo, io e Vichingo prendiamo Rina lato passeggeri, Arciere e Omar prendono Biondino lato guida, Freccia recupera la macchina, praticamente un sequestro. Buongiorno, un duro colpo per la mafia, l'arresto compiuto questa mattina dai carabinieri a Palermo di Totò Riina, il numero uno di Cosa Nostra. Era tranquillamente a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona, Riina, quando è stato bloccato. Latitante da oltre 20 anni, c'era sempre stato il sospetto che vivesse comunque a Palermo. L'impatto, sì. Cioè era l'uomo, era il capo della mafia, sì. Era l'uomo più ricercato d'Italia, sì. E non solo. Quegli attimi quando lei apre la portiera, ecco, mi racconta quegli istanti, che sono istanti che rimarranno per sempre nella storia. Sono attimi, sono la forza dei carabinieri, la forza di una battaglia, la forza di un dispositivo che è unito, due fanno un'azione, il tempo lo vedi come in un film, sei deciso, non, sei tranquillo perché sei con i tuoi uomini, ma, sai che hai vinto, loro non si sono accorti di niente, ecco. Hai vinto, sei forte. Hai la forza dentro di te, la reazione di Totò Riina quando Riina vede le parole forza, che sì, le ha chiesto. Vede la forza e lui vede la sua fragilità, vede la paura e ha paura e inizia a dire: chi siete? Chi siete? Chi siete? E poi dice: sto male, sto male, sto male. E non è bello, no? E vedi che è un perdente, uno sconfitto. Ma ha sconfitto. Detto, ma ha detto, ha dichiarato chi era, ha cercato di negare la sua identità. No, se quello aveva paura di morire. Allora, è brutto parlare di chi ha perso, vanno rispettati i perdenti. Quello aveva il terrore di morire e si è comportato come uno terrorizzato dalla morte. Nel comprensorio di via Bernini 54, in una bella villa di due piani con piscina, Riina trascorre con la famiglia gran parte della sua latitanza, durata ben 24 anni. Nessuno, dopo la sua cattura, perquisisce questa villa, che poteva contenere documenti importanti. Perché non entrarono mai i carabinieri qui, in questo comprensorio, a fare
la perquisizione del covo di Totorina. In realtà è rimasto veramente un mistero. In quello che i giudici poi nel processo, nella sentenza che ci fu, dicono, soprattutto nella sentenza trattativa, dicono che fu l'unico caso nella storia giudiziaria del paese in cui viene arrestato un latitante di mafia e non si fa subito la perquisizione. E che latitante, eh? Però vi avevano dato una spiegazione. Lei con Caselli lavorava su Totorina, su tutto quello che succedeva qui a Palermo. Perché si è arrivati a non perquisire? Nella caserma dei carabinieri, dove era stato portato già Rina arrestato, c'era un gran trambusto, gran movimento, grandi preparativi, si stava proprio creando una colonna di auto, poi le indagini e i processi l'hanno accertato, una colonna di macchine dei carabinieri pronti per venire qui in forze, perché non si sapeva esattamente quale villa fosse. C'era perfino il mio collega, il dottore Patronaggio, che era il sostituto di turno quel giorno, pronto a dirigere. C'era il generale all'epoca maggiore Balsamo che guidava la territoriale e poi venne il controordine. La mia autovettura era già sotto la sbarra della caserma, ferma, con altre 4-5 autovetture dietro, che doveva, insieme ai colleghi del gruppo territoriale di Palermo 1, andare a fare questa ricerca della quale fosse l'immobile dove stava Rina, perché dentro comunque non c'eravamo mai stati, quindi non sapevamo. E dopo tutta una serie di convenevoli, capannelli, perché si può immaginare, tutti i magistrati, tutti i generali, tutti i giornalisti, c'era un Luna Park EU, c'era. Riusciamo a mantenere l'ordine, a prepararci, facciamo aprire il personale nel frattempo che serviva, e mentre stavamo uscendo, vengo fermato, mi chiamo, dice, sono i suoi colleghi che devono parlarle, così torno indietro verso questi capannelli e si va avanti in una discussione fra magistrati, ufficiali, eccetera, ognuno faceva delle proposte, capisco che, perché lo sento poi, che Sergio De Caprio, anche i suoi colleghi del ROS, penso anche al colonnello Modi sicuramente, stavano dicendo che era una cosa buona rinviare la perquisizione per mantenere l'osservazione su via Bernini e vedere se altri personaggi mafiosi o altri tanti, altri familiari si fossero recati una volta saputo dell'arresto. Se noi stiamo a distanza, ma la teniamo costantemente sotto osservazione, vedrete che ne pigliamo qualche altro di latitante. Verrà magari Leo Luca Bagarella, il cognato Rina, a prelevare la moglie Bagarella di Totorrina, i figli, e prendiamo pure Bagarella. Un gran colpo, una cosa, diciamo, sulla carta, geniale anche. Teniamo sotto osservazione, stiamo lì coperti. Cosa Nostra non sa che è stato scoperto, perché? Perché Rina era stato arrestato distante da qui, era stato arrestato in mezzo al traffico, a qualche centinaio, 500 metri circa. Venne fatta anche una finta operazione, no? Perché nei giorni successivi, per sviare l'ipotesi di individuare il covo di Rina, non lontano, vicino a Palermo, no? Insomma. Esatto, Fondo Gelsomino si chiamava. Sì. E tutti i TG della sera, qualche giorno dopo, fanno vedere questa elicotteri, grande scena, esatto, elicotteri, i bulldozer che sfondavano i cancelli, per trovata la villa di Rina, grande blitz, grande perquisizione, eccetera, ma era tutta una finta. Anche questo era stato un diversivo che era stato suggerito dai carabinieri per dire: diamo la conferma a Cosa Nostra che noi non stiamo sappiamo, brancolando nel buio. Per i carabinieri della Legione di Palermo, l'ultima base di Salvatore Rina si troverebbe in un vasto appezzamento di terreno. In questo podere, secondo i militari, Rina avrebbe trascorso l'ultima parte della latitanza. Ma che senso aveva farlo? Se mancava il presupposto di questa simulazione, perché quella fu un'operazione simulazione, che costò tanto ai contribuenti. Però fu simulato perché? Ma valeva questa simulazione qualora il luogo di effettiva residenza di Reina e della sua famiglia fosse tenuto sotto controllo, sotto osservazione? Ma se l'osservazione era già cessata dal 15, che senso ha simulare questa mega operazione mediatica per far credere a Cosa Nostra? Per anni si interrogò, gli uomini di Cosa Nostra, i vertici, si interrogarono, ma che significa? Non se lo riuscivano a spiegare, tant'è vero che si ipotizzò
che potesse essere un modo per non far arenare la trattativa, per dire un occhio di riguardo, per evitare, questa è una tesi che si è sostenuta, non perquisiamo, i documenti spariscono, li diamo a qualcun altro, ce li teniamo noi, ma comunque era un messaggio di pace. Il comprensorio era di proprietà non di un personaggio qualsiasi, era di proprietà di un signore che era molto noto nel mondo mafioso, Sansone. Sì. E probabilmente fu proprio la chiave per l'individuazione di Totò Riina qui. Una chiave che, secondo le acquisizioni più plausibili, non fu né di Mori né del capitano Ultimo, ma del maresciallo Lombardo. Maresciallo Lombardo chi era? Era un investigatore valido, ma era, come dire, un maresciallo di paese, nel senso anche buono di portante del termine. Non faceva parte del ROS, non faceva parte dei nuclei investigativi di Palermo, stava a Terrasini. In quel periodo, guarda caso, in quel periodo viene distaccato e collabora con il ROS e si è poi ricostruito dalle indagini che aveva partecipato a tutte le riunioni che si fecero attorno alla vicenda Riina. E come mai un maresciallo di paese, sempre tra virgolette, si ritrova in questo ruolo? E poi attenzione, il maresciallo Lombardo è quello il quale si suicida e lascia una lettera terribile al suo suicidio, che è un atto d'accusa nei confronti di tanti, ma è un atto d'accusa soprattutto nei confronti dei suoi superiori. Fabio. Ciao Massimo. Eccoci. Avanti Massimo. Grazie. Eccoci qua. Eccoci qua. Tuo padre, eccolo lì. Mio padre, sì. Mio padre assieme ai suoi idoli. Dalla Chiesa, generale dalla Chiesa, con cui ha lavorato a Corleone, e si stimavano tantissimo entrambi. Salvo d'Acquisto, Falcone e Borsellino. Che idea si è fatta? Che il maresciallo Lombardo venne usato e gettato via, perché il maresciallo Lombardo aveva portato all'arresto di Riina. È lui che portò qui il ROS, è lui che fu decisivo e venne misconosciuto questo suo ruolo, gli diedero soltanto questo piccolo contentino di comparire su tutte le televisioni del mondo, peraltro inquadrato di spalle, quindi lo potevano riconoscere solo i pochi che lo conoscevano bene. Terra, a me dispiace dirlo, se sei bravo in questo lavoro, l'unica tua uscita è quella in orizzontale, è quella di morire. E l'abbiamo visto. Chi non è morto nella guerra di mafia è perché non ha mai fatto nulla. Chi era tuo padre? Aveva il fascino del comandante in stazione vecchio stampo e nello stesso tempo dell'investigatore di altissimo livello. Era uno che riusciva a entrare in confidenza con i numeri uno. Ma sì, della mafia, sì. Lui aveva confidenti di qualsiasi grado all'interno della mafia, dal capo di Cosa Nostra all'ultimo grado, al soldato di Cosa Nostra. Borsellino diceva che per capire qualcosa di mafia bisogna parlare con il maresciallo Lombardo, con tuo padre. Sempre. Qualsiasi notizia aveva bisogno Borsellino,
veniva sempre dal maresciallo. E mio padre promise alla vedova Borsellino, promise l'arresto di Totò Riina per vendicare la morte del marito. Ecco, ma che ruolo ha avuto tuo padre? Allora, mio padre ha avuto, penso, il ruolo principale, perché senza le informazioni di mio padre, sia ultimo della sua squadra e chiunque altro faceva finta di cercarlo, non l'avrebbero mai trovato. A proposito della cattura di Totò Riina, c'è un documento che tuo padre aveva scritto proprio a luglio del 92, quindi quasi sei mesi prima, no? 29 luglio 1992. Ecco, cosa diceva in quel documento? Lui diceva che per arrivare a Totò Riina bisognava seguire i fratelli Sansone e Raffaele Ganci. Fonte confidenziale di comprovata attendibilità ha riferito che in atto la latitanza del noto mafioso Riina Salvatore viene favorita dalle famiglie mafiose della noce Ganci Spina e dai fratelli Sansone dell'Uditore. La stessa fonte ha riferito che uno dei figli di Raffaele Ganci svolge le mansioni di autista guardaspalle del capomafia. Quindi lui, molti mesi prima della cattura di Totò Riina, già sapeva dove andarla a prendere. Il figlio conserva un documento con su scritto a luglio 92 una serie di cose, tipo un confidente importante dice che Totò Riina è gestito dai fratelli Ganci, fa il nome di quell'uomo vicino, che era l'uomo guardaspalle, l'autista, parla di Sansone. Ecco, ma non vi eravate mai scambiati qualcosa, visto che voi comunque con la territoriale avevate dei rapporti, eccetera? Ha mai saputo niente di questo scritto? No, assolutamente no. Lui diceva, anche lui aveva avuto indicazioni che i Ganci avevano contatti con Riina, questo lo diceva, ma voglio dire, lo dicevano, insomma, però ecco, informazioni precise, per esempio che macchina usava questi Ganci, lui non era in grado di dirlo, quindi erano, diciamo, notizie delle voci concettuali, no, però quel nome, erano notizie, però, diciamo, questo nome è però il nome è in questo, incredibile. Questo nome è in questa relazione che il figlio ci fa vedere, è lì, ed è il nome che lei ha citato prima, che la territoriale non trovava, però. Ah, non trovava. Balduccio Di Maggio ha indicato, ha detto anche nome e cognome. Non so io in che termini erano le indicazioni di Lombardo, ma quella di Balduccio Di Maggio era chiarissima. Tant'è vero che noi avevamo anche la foto di questo personaggio, perché aveva dato proprio, era stato identificato. Non è che era era la pista principale attraverso la quale la Procura della Repubblica e l'Arma Territoriale, che gestivano Di Maggio, giustamente avevano puntato tutto su questa pista. Quindi per loro hanno dato anche poca importanza alla mia richiesta di poter osservare via Bernini, perché avevano già in mano Riina, insomma. Infatti, nella casa dove stava questo Di Marco, che è arrivato Di Marco, quindi quello da casa è arrivato effettivamente lì, non è andato in campagna. Però lei si è trovato lì all'improvviso, però scusi. Vabbè, però insomma, voglio dire, alla fine... È curioso. Alla fine. Se era sotto osservazione degli altri... È curioso. Riina Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo. Scoprì tutto durante il TG. E gli disse, mamma, ma papà... E mia madre disse, papà è andato a portare Totò Riina per lui. È fatta. Quando tornò mio padre, logicamente, gli feci i complimenti. Lui in quel momento era veramente felice, soddisfatto, e mi disse soltanto la frase, ce l'abbiamo fatta. Non disse ce l'ho fatta, ma ce l'abbiamo fatta. La delusione arrivò dopo. Arrivò dopo perché gli venne riconosciuto soltanto un encomio semplice. E per ciò che fece lui per l'arresto di Totò Riina era poco, a tal punto che lui si vergognava pure a mostrarlo. Lui lo ha sempre tenuto nel cassetto e non voleva neanche mostrarlo. Col senno di poi posso dire, ma cos'è valso tutto questo? Sì, cattura di Totò Riina, sì, vendica Paolo Borsellino, vai in America, prendi i badalamenti, lo porti qua, cambi la storia d'Italia...
Ma io avrei preferito più avere mio padre accanto, sinceramente. Hai citato Badalamenti? Badalamenti, sì. Ecco, Badalamenti ha un rapporto molto forte con tuo padre. Sì, con Badalamenti il rapporto inizia... Badalamenti è uno dei più grandi nomi della mafia. Badalamenti è stato il capo di Cosa Nostra, il capo della cupola. Badalamenti era negli Stati Uniti? Era, sì. Era detenuto negli Stati Uniti. E essendo... Per Pizza Connection. Ecco, un uomo così importante, capo della cupola, eccetera, portarlo in Italia poteva voler dire cercare di entrare in altri segreti. Magari fin troppo. Ecco, però Badalamenti diceva, io torno in Italia se viene a prendermi... No, solo se mi viene a prendere il maresciallo Lombardo. Non se mi viene a... solo. Penso che la sua morte inizi quando Badalamenti dice sì al ritorno in Italia. Penso che lì sia stata decisa la morte del maresciallo Lombardo. Perché Badalamenti in Italia non doveva arrivare. È l'unico motivo. Come si poteva fermare Badalamenti? L'unico modo per fermare Badalamenti era fermare il maresciallo Lombardo. Avevano già i biglietti, avevano già tutto, però... Era già stato deciso tutto, tutto. Però i superiori a un certo punto chiamano... Quando mio padre viene a sapere dell'annullamento, penso che ha capito veramente di essere un uomo morto che camminava. Tu dove eri? Ero fuori con degli amici e sono tornato a casa intorno alle 2:30. Chi ti ha avvisato? Non mi ha avvisato nessuno. Arrivai e vidi la strada piena di auto. Sono sceso alla macchina, lasciai la macchina accesa, cominciai a correre e quando vidi tutte le persone qua davanti ho capito che era finita. In quel momento, devo essere sincero, non mi è uscita neanche una lacrima. Ero incazzato. Ero incazzato a tal punto di avere accanto mia sorella che piangeva e neanche la guardavo. Neanche la guardavo perché ero incazzato. Ero incazzato perché... per come mio padre era stato trattato, sia a livello istituzionale e soprattutto dall'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri, così dispiaciuta della morte del maresciallo Lombardo, che adesso penso proprio che sia stato trattato peggio di un cane randagio, viene a dare la notizia alla famiglia. L'allora comandante della compagnia di Carini, il capitano Mugivera, prende mia sorella per le braccia, la strattona in modo violento e gli grida in faccia: dove sono i documenti di tuo padre? Dove sono i documenti di tuo padre? Mia sorella logicamente continuò a piangere, era disperata. Dice: ma di che cosa sta parlando? Ma cosa vuole? Stiamo parlando comunque di una ragazza di 16 anni. E mia sorella gli dice: guarda, vedi nel salotto, non so, ma di che cosa sta parlando? Prende mia sorella per il braccio, la strattona, la porta verso il salotto e vedono che già ci sono dei carabinieri che controllano i cassetti. Quindi loro non vengono a dare la notizia a mia madre, ma loro vengono a fare una perquisizione, mai verbalizzata. Con questo cosa voglio dire? L'arma cosa cercava? Cercava dei documenti di mio padre. E che documenti cercava? Sono riuscito a vedere mio padre soltanto nelle foto. Ecco, questa è molto, molto dura. Da questa è una foto durissima. Tuo padre questa è una si foto... è ufficialmente suicidato con un colpo di pistola alla così, tempia. Così dicono. E questa è una fotografia che però indubbiamente lascia molti dubbi, no? Io sfido chiunque, qualsiasi perito balistico, a dirmi che questo è un suicidio. Chiunque, io sfido chiunque. Qualcuno la mano è lì appoggiata. A me sembra più una scena hollywoodiana, Massimo. Perché è impossibile che dopo che ti suicidi, dopo che ti spari alla tempia, vai a finire in questa posizione. Impossibile. Impossibile. E poi è strano, guarda qua, c'è una pistola, no? Il colpo sarà stato forte,
il boato sarebbe stato fortissimo. Ma stranamente non esiste un carabiniere che abbia sentito il colpo di pistola. Nessuno. Tranne il capitano De Caprio, conosciuto come ultimo. C'erano dei carabinieri del battaglione, del 12° battaglione carabinieri in Sicilia, che c'è un luogo dove si caricano e si scaricano le armi. Io ero lì mentre loro scaricavano le armi. E mentre scaricavano le armi ho sentito un colpo. E io ho immediatamente pensato che era partito un colpo durante le operazioni di scaricamento delle armi. E gli ho detto, dite una preghiera stasera, perché dico, è andata bene. Invece un attimo dopo è arrivato il maresciallo Thor, e mi ha detto, guardi, c'è uno che sta male nella macchina. Siamo andati a vedere e c'era Lombardo che era morto praticamente. Abbiamo chiamato l'ufficiale di guardia, e c'era il sottufficiale di ispezione, e il sottufficiale di ispezione ha provveduto a avvisare tutti. Hai sempre lottato per la tua famiglia. Ora lotteremo noi. Continueremo a lottare per quello in cui hai sempre creduto. L'onestà e la giustizia. È stata fatta l'autopsia? Assolutamente no. Sai cosa mi hanno risposto quando noi abbiamo chiesto ai magistrati perché non è stata fatta l'autopsia? Un gesto d'umanità. Tu ancora mio padre me lo devi far vedere sanguinante. Non ti preoccupare che io non mi impressiono del sangue. Il sangue di mio padre è il mio sangue. Tu non fai l'autopsia per non sapere come, dove e quando è morto il maresciallo Lombardo. Non per un gesto di umanità. Massimo, loro trovano il maresciallo Lombardo, la famiglia viene avvisata 2 ore dopo, la famiglia arriva davanti al cadavere già nella bara, all'interno della bara, alle 6 del mattino, quindi parliamo di 8 ore dopo, e io vado a vedere mio padre già bello vestito in divisa, con la fascia in testa, dentro una bara. Fino a quando io non vedrò il nome di mio padre accanto a quello di Falcone e Borsellino, io non mi fermerò. All'interno di questa zona si sapeva che c'era una villetta dove c'era il covo di Reed. Vi hanno detto, non sappiamo quale sia, però noi controlliamo i cancelli. Esatto. Mori, in particolare, come capo, diciamo, dei carabinieri del ROS, in quel momento, aveva dato l'assicurazione che l'osservazione sarebbe continuata. Ma è vero che poi voi scoprite che in realtà in questo comprensorio non c'era solo un'unica uscita, ma ce n'era un'altra che dall'altra parte, che però no, poi capite che non è mai stata controllata. Assolutamente. Purtroppo. E quello che si scoprì dopo, perché il ROS rivendicò l'autonomia, la piena autonomia operativa, e venne dato loro carta bianca. Come procura dire, siamo sereni, il controllo c'è. Passano però i giorni e qualcosa, a un certo punto, in modo incredibile, vi fa capire che in realtà questo controllo non c'è mai stato. Chi è che vi fa capire che qui non c'erano carabinieri a controllare il territorio? Una segnalazione che arriva da Corleone. Dopo quanti giorni? Dopo tanti giorni arriva la segnalazione che la famiglia Rina è tornata a Corleone, e subito ci si domanda, ma scusate, ma l'avete vista uscire? Gioacchino La Barbera si preoccupò di portare la famiglia, cioè Ninetta Bagarella e i figli, alla stazione centrale ferroviaria di Palermo, dove presero un taxi e tornarono a Corleone. Senza che nessuno se ne accorgesse? No, nessuno. Proprio nessuno, fin quando non apparvero dopo alcuni giorni. Quindi fu ufficiale la loro comparsa, ma nessuno se ne era accorto. Tu sei stata l'unica giornalista a entrare nella casa di Totorino. Sì,
Qui a Corleone, dopo l'arresto di Totorina, c'erano i giornalisti di tutto il mondo. E la famiglia era tornata a vivere qui. Ninetta Bagarella, sorella di De Luca Bagarella, poi Irina e i quattro figli. Usciti come così, dal nulla, di una latitanza che l'aveva inghiottiti per moltissimi anni. E questa io... è proprio l'abitazione. Sì, qui. No? Siamo proprio di fronte. È rientrata qui. Sì, certo. È un'abitazione a tre piani, come sono queste case che si svolgono in altezza. Lei sta ancora qui, vive in questa casa? Sì, lei vive qui e credo da sola ora, perché i figli... Forse il secondo, che ha terminato di fare il soggiorno obbligato, sai, è stato in carcere, non so dove sia ora. Proviamo a vedere se... Se risponde. Proviamo a suonare, a vedere se risponde. Se c'è il campanello, eccolo là. Sì. Distanza di tanti anni. Forse non è in casa. Non c'è la signora? Non lo so. Non l'ha vista? Non, no, no. In questi giorni non si è vista? No. Però vive ancora qui, no? Che impressione hai avuto quando sei entrata? Che cosa ti hanno raccontato? Anche le figlie tu hai intervistato? Beh, volevo intervistarle ed ero molto attratta dal capire che cosa questi ragazzi, che erano piccoli, perché Lucia, la più piccola, aveva 10 anni, 11 anni, no? Che si erano ritrovati così ad uscire. Con un cognome nuovo, no? Con un cognome nuovo, Lucia Arina, la piccolina. Che nella latitanza era. Era Bonomo, era il cognome che si era dato Totorina, e lei mi colpì moltissimo, questa ragazzina così bella, con questi occhi vispi, una ribelle che voleva, mi raccontò che il suo sogno era quello di andare a New York, di fare l'artista, e mi raccontò, io andai, mi portò nella sua cameretta, dove aveva scritto sui muri della camera, sul muro della cameretta, Lucia Bonomo, Lucia Bonomo, Lucia Bonomo, per riappropriarsi di quel cognome, di quell'identità che le era stata strappata dal giorno dell'arresto, o meglio, dal giorno in cui lei, seduta, mi raccontò, sulle ginocchia del padre, vedevano le immagini della strage di Capaci scorrere sul televisore. E lei guarda il padre, Totorina, ma tu non sei quello, tu? Ma no, no, è tutta un'invenzione dei giornalisti, no? Ovviamente la risposta, e lì fu, come dire, il trauma, no? Il trauma. Tant'è che in un'intercettazione... In una conversazione in carcere di Totorina con Russo, lui racconta, a dimostrazione che ciò che mi raccontava Lucia fosse vero, che il giorno della strage di Capaci mandò Giovanni, il suo primogenito, ad acquistare un quotidiano in edicola, perché dice: ma che saranno tutte queste ambulanze, queste sirene? Che sta accadendo? Cerchiamo di capire. Mentre lei, la moglie, diceva: furbacchiotto, furbacchiotto, furfante. Beh, ovviamente sapeva, ma questo a dimostrazione del fatto che i figli erano vivevano in fondo, e lui racconta anche come vivevano, la normalità. Minchia, gli ho detto: Giovanni, ma che c'è con questo bordello che fanno le macchine che sorrono? Vai a prendere il giornale, così sentiamo che cosa c'è. Mia moglie ascoltava, dice: ma che falebustiere, sei un falebustiere. Non mi dice niente, non... Sì, lei si sta zitta, però ha visto, falebustiere, vuole sapere che c'è con suo bordello. E lui mi schiena, innocente, innocente. Sì, ragazzino, va a prendere il giornale, rivolta il giornale, convinto pure che papà non sapeva niente. Ninetta Bagarella è stata la prima donna di Corleone a iscriversi all'Università Palermo in filosofia. E quando io entrai nella sua casa, sul comodino, aveva Al di là del bene e del male, questa era la sua lettura, quindi una donna appassionata, una donna intelligente, che è innamorata follemente di quest'uomo, e lei lo racconta e fece questa ringa, potrei definirla, quando venne condannata al soggiorno obbligato. Lei disse: non potrete mai impedirmi di amare quest'uomo, e quindi lo seguì nella latitanza. Lei l'ha sempre difeso. Ha difeso il suo amore per lui, un amore assolutamente... Si sposarono prima in chiesa,
sposò un sacerdote, ovviamente, e poi lei ebbe l'autorizzazione per sposarlo in carcere. E lei si presentò con un collier di rubini e smeraldi a questo matrimonio in carcere. Della moglie di Provenzano. Quando lei chiesi, ma la moglie di Provenzano, la signora Palazzolo, è tornata a vivere a Corleone, perché sai che loro hanno vissuto per molti anni in Germania. E dico, la conosce, la frequenta? Lei fece così con una sartina. Cioè la liquidò con questa frase per dire è un altro livello da me. Cioè in fondo il suo marito era il capo dei capi. Tutto il resto veniva dopo. Prima di andarmene mi disse, aspetti, c'è un regalo per lei, e si presentò la mamma di Bagarella, quindi sua madre, con un vassoio di cannoli caldi fatti appositamente per me. E io ricordo che tornai a Milano, allora vivevo a Milano, e li misi nel congelatore, però non ebbi mai la forza di mangiarli, perché forse mangiando un cannolo mi sarebbero tornati in mente affetti che avevo perduto per causa loro. Lei ti disse una cosa importante. Sì, salutandomi, così poggiando la sua mano sul mio gomito, così mi disse, lei con il tempo capirà che non siamo i peggiori. E io rimasi davvero così molto colpita da queste parole, dissi, ma cosa intende? Con il tempo capirà. Mai comunicato che ha smesso di controllare? Assolutamente no. A quel punto si apre un confronto abbastanza duro tra Caselli, voi sì. E Mori? Lo indagate? Assolutamente succede? No, succede che viene fatta una lettera di dura contestazione da parte di Caselli indirizzata a Mori. Mori risponde che rientrava nell'autonomia operativa e decisionale dei carabinieri di smettere il servizio, che secondo loro il servizio esponeva a rischi e stress, perché si è scoperto, mentre inizialmente si era capito che c'erano dei servizi fissi, telecamere sui pali, eccetera, invece in realtà si è scoperto che l'unica telecamera dentro una cosiddetta balena, cioè un'auto civetta, diciamo così, dei carabinieri, quella dove stava dentro... La famosa ultimo stava... Esatto, l'ultimo stava con Di Maggio, venne riconosciuto, e loro dicono, beh, insomma, non possiamo tenere degli uomini allo scoperto a notte tempo che possono essere preda delle rappresaglie mafiose. Ma non ve lo dicono. Ma non ce lo dicono. Viene fatta una riunione intorno al 26 gennaio, credo, era un giorno del genere, e Caselli chiede notizie. Allora c'era il colonnello Mori sicuramente, forse anche con qualche suo ufficiale. La risposta fu una risposta direi interlocutoria, nel senso che non si capì bene. Sì, dovevamo farlo, però poi ragioni di sicurezza, il personale era stanco, le condizioni non lo permettevano. Benissimo, ma perché non avete avvisato i colleghi con cui avete lavorato fino al giorno prima, i magistrati? Poi diranno addirittura al processo, ma in fondo che poteva mai tenere Totò Riina dentro la sua villa? In merito alla vicenda connessa alla cattura di Riina, il Tribunale di Palermo concluse a suo tempo affermando che la decisione volta alla dilazione a dilazionare la perquisizione della villa abitata dalla famiglia del capo di Cosa Nostra fu presa d'intesa tra magistratura e carabinieri, che nella fattispecie concordemente, e tra i magistrati presenti c'era anche il dottor Patronaggio, sostituto procuratore della Repubblica di turno quel giorno, ritennero di dover correre i rischi di tale impostazione investigativa. La motivazione della sentenza recita infatti testualmente: questa opzione investigativa comportava evidentemente un rischio che l'autorità giudiziaria scelse di correre, condividendo le valutazioni espresse dagli organi di polizia giudiziaria
sulla rilevante possibilità di ottenere maggiori risultati omettendo di eseguire la perquisizione. La versione ufficiale, che è emersa anche durante il processo, che in realtà voi avete smesso di controllare quella zona via Bernini. Noi abbiamo impostato l'attività per seguire i fratelli Sansone partendo da questo luogo dove c'erano anche un'altra abitazione loro all'interno di questo comprensorio. Quindi era logico partire da questa casa, da questo comprensorio, perché ci abitavano anche loro, avevano proprio un'abitazione loro. Dopo un giorno, due giorni, il maggiore Ripollino, Roberto Ripollino, in maniera per circostanze che non so spiegare, rivelò effettivamente che il covo, la casa da cui era uscito Rino, era via Bernini 54, alla stampa lo comunicò, quindi disattendendo le disposizioni della Procura della Repubblica. E arrivarono sul posto prima giornalisti a piedi, poi truppe televisive, quindi noi ripiegammo immediatamente, aspettando il tempo trascorso il quale i fratelli Sansone avrebbero ripreso la normale attività e noi, con tutta, non calma noi, con tutta sicurezza, avremmo potuto riprendere il servizio come abbiamo fatto sempre anche con i ganci della noce. Nessuno ci ha mai chiesto come mai non abbiamo delle volte interrotto i pedinamenti su ganci Raffaele o su ganci Calogero o su ganci Domenico o su Anselmo Francesco Paolo. E stiamo parlando di killer. Noi pedinavamo i killer che hanno pedinato e ucciso Falcone. Noi li abbiamo pedinati, ganci Calogero noi l'abbiamo pedinato, ma l'abbiamo pedinato perché non ci siamo fatti vedere, perché abbiamo capito quando era il momento di seguirlo e quando è il momento di lasciarlo andare, come quando si pesca un pesce importante. Questa è la professionalità di un combattente, non siamo combattenti, no? E quindi i meccanismi della lotta per vincere sono questi. Tutto il resto è quindi esercizio. A chi dice che in realtà la mancata perquisizione era un accordo con l'area di Provenzano per favorire Provenzano, mettere fine alle stragi, non entrare dentro la villa di Rina, dice queste sono delle illazioni. Io credo che tutti possano speculare su tutto, possono creare manipolazione per fini, non so, diversi da parlare al popolo e dire la realtà. Io dico quello che ho visto, quello che io insieme a pochi carabinieri di basso grado abbiamo constatato, e la questione era questa. Noi abbiamo parlato dei fratelli Sansone, la Procura della Repubblica di Palermo era perfettamente consapevole di questo, tanto è vero che non c'è stato ordinato di sequestrare tutto ciò che usciva da questa casa. Se l'ipotesi fosse stata quella che nella casa c'era una cassaforte con il tesoro di Riina o i documenti della NATO, allora avrebbero avuto il dovere intanto di dirlo a noi e poi di fare un bel decreto in cui ci ordinavano di perquisire e sequestrare tutto ciò che usciva da quella casa. Non lo hanno fatto, hanno omesso di fare questo, gravissimo se sapevano questo, e ne devono rispondere. Io voglio capire se in procura alla notizia di quello che non era successo e avrebbe dovuto essere comunicato, ci sia una spaccatura tra voi magistrati su quello che era l'operazione condotta da Mori. Beh, spaccature, però diciamo che ci tensione. Fu un dibattito interno. Il procuratore del tempo, Caselli, ritenne che la sua ferma presa di posizione e la ferma critica in quella corrispondenza, perché va detto fu una prima lettera, la risposta di Mori e ancora un'ultima lettera di Caselli messa agli atti e comunicato diciamo agli organi competenti, compreso il Ministero degli Interni eccetera eccetera, fosse sufficiente come diciamo presa di posizione. Voi non l'avete indagato subito, quindi? Venne aperta un'indagine formale soltanto qualche anno dopo. E perché? Perché questa fu la decisione che venne presa dai vertici dell'ufficio, perché non si ritenne che quella condotta era una condotta tale da poterla definire di reato. Ieri era finito il film e io prima di spegnere ero cominciato. La Rai 2 stavano intervistando il generale Mori. Ha detto, noi la perquisizione manco l'avevamo fatta, perché ritenevamo che Rini
era ricercata e che sapeva, eh? Non potreste tenere a casa dopo il popolo del continente a corsa. È vero che si decide in procura di agire dopo molto tempo, solo dopo che il padre di quel piccolo bambino sciolto nell'acido, Santino Di Matteo, Santino Di Matteo, inizia a collaborare e vi dice delle cose su quello che sarebbe accaduto davvero quel giorno. Santino Di Matteo dice una cosa enorme, e cioè dice di aver appreso da Balduccio Di Maggio che lui aveva in mano uno strumento di ricatto potentissimo nei confronti dei carabinieri, e Di Maggio dice: a me non possono fare nulla, so cosa loro hanno preso dentro la villa, perché la perquisizione l'hanno fatta davvero, e l'hanno fatta di nascosto, ovviamente, all'insaputa dei magistrati. Qui, secondo quanto dice questo pentito, i Rosso avrebbero perquisito la casa lo stesso? Questa fu l'accusa di Di Matteo, e questo ci impose l'apertura di una indagine formale. Però la dichiarazione venne smentita da Di Maggio. Di Maggio negò di avere mai detto questa cosa di Matteo. Fu fatto un confronto anche abbastanza acceso e drammatico fra i due. Ciascuno rimase sulle sue posizioni, però non potevamo, a quel punto che l'indagine si era aperta, siamo andati avanti, anche perché nel frattempo, rispetto alla situazione del 15 gennaio 93, ci sono state tante altre acquisizioni qualche anno dopo. Erano già venute, cominciate a venire fuori le vicende relative al papello, qualcosa anche relativa alla ipotesi di trattativa, i contatti che c'erano stati fra Mori e l'ex sindaco di Palermo Ciancimino. Insomma, c'erano state una serie di acquisizioni che faceva ritenere che forse non si era davvero trattato di un semplice equivoco o di presunta autonomia operativa da parte dei carabinieri che l'ordinamento non riconosce, ma c'era qualcosa di più. Questo papello ci deve essere la mia firma, deve essere scritto mio, se ci sono cose sono io, sono qua, io. Ecco, lei ha mai scritto un papello? Non so mai niente, non ho scritto mai niente, e chiedo di avere noi non ce l'abbiamo questo papello. Chiedo all'avvocato di documentarsi, perché io non ho mai cercato niente, non ho mai incaricato a nessuno. Siccome questo signor Ciancimino dice che un giorno o l'altro non uscirà questo papello, perché però allora ha difficoltà a procurare. Il Ciancimino se ne vuole andare sulla luna, vuole recuperare i soldi, vuole recuperare ai tavolacci, per recuperare i soldi per tutti di sua pace. Io gli do la risposta, signor procuratore, lei dice io non la posso scrivere, questa risposta non va bene, ma io gli do la risposta. Come vede, faccio pure rispondere. Questo, tanto lui e tanto Spatuzza e tanti pentiti. I pentiti vi usano per i mezzi propri. La prego, signor procuratore. Non prendo le mie parole per un lato, però io di tutte queste fatte sono oscuro, non so niente, non ho trattato con nessuno. Loro facevano i trattativi con le donne, è iniziata qui lì l'indagine vera e propria, con l'approfondimento, con l'audizione di tutti i responsabili di quella operazione, dei carabinieri della territoriale, carabinieri del Rosso, per individuare cosa effettivamente era accaduto, perché era stato sospeso, furono acquisiti tutti i fotogrammi di quelle, insomma, anche perché furono anche altre cose strane. Per esempio un ufficiale dei carabinieri, secondo la testimonianza di alcuni giornalisti, capitano De Donno, esattamente, proprio lui, secondo le deposizioni di due giornalisti importanti, che erano Attilio Bolzoni e Saverio Lodato, avrebbe detto il giorno dell'arresto di Riina dentro la caserma: ci sono delle cose venute fuori dal covo Riina, e che appena verranno fuori queste cose qualcuno dovrà scappare via dalla Sicilia vergognandosi, lasciando intendere che qualcuno sapeva cosa ci fosse. Però questa versione è stata ovviamente smentita da De Donno, e ad ogni modo
poi sono venuti i pentiti che hanno raccontato che la villa venne svuotata da Cosa Nostra. Certo è che qualcuno la svuotò, ci sono sentenze che appunto danno per provato che furono i mafiosi a svuotarla, ma certo è che la svuotarono, gli venne la sospensione dell'attività di osservazione consentì di svuotarlo e secondo altri pentiti svuotarlo di cose davvero importanti. Ci sono più fonti che parlano di documenti custoditi da sempre nelle abitazioni del dottor Rina. Quindi dei documenti c'erano, cosa fossero non si sa. Però stiamo parlando del capo dei capi. È impossibile che non gli sia stato trovato nulla che riguardasse la sua attività, i collegamenti, i contatti. Un appunto, un pizzino, chiamatelo come volete, ma non è pensabile che non ci fosse nulla. Ed io personalmente, ma penso legittimamente, ritengo di dire che quell'appartamento qualcuno lo ha visitato, e non solo per ripulirlo. E non sappiamo chi l'ha visitato per primo. Sappiamo che ufficialmente lo Stato c'è entrato dopo 18 giorni. Ecco, ma se una parte dello Stato c'è entrato prima, io lo ritengo legittimo. Villa con una piscina, una grandissima taverna su due lati, la villa su più livelli, c'erano delle stanze vuote, qualcuna completamente vuota, c'erano i mobili messi nel centro della stanza e coperti con delle cellofan protettivi e poi c'erano in un bagno e in alcune stanze a livello tinteggiatura o presunto tale, c'erano dei segni che ci potevano essere delle attività in corso di chiamiamola ristrutturazione. Nei bagni delle piastrelle di Elte probabilmente avrebbero rimesso a posto casa. Ma hanno anche verniciato i muri? Sì, c'è stata anche qualche attività sicuramente. Mi ricordo una stanza a sinistra, proseguendo per la casa, dove c'era un solo mobile, che era una specie di piccola libreria, con un'anta, un vuoto e dei cassetti, solo quella. Mi venne istintivo, non so, di andare a toccarla, a spostarla, e fu lì che trovavamo il famoso biglietto con cui poi si risalì con certezza al fatto che c'era stata la mia. Era un biglietto scritto di scuola a quadrettini, scritta da una bambina che diceva: sono molto amica di Rosa Gambino e di Giuseppina X, che erano nomi di mafiosi, ed lei era Maria Rosaria Rina, credo che l'avesse scritta. Quindi quella era la prova che lì quella era la prova che l'unica. Comunque quella era l'unica. Esclusione delle altre, un bigliettino con i nomi dei mafiosi della figlia di Rina, quello era. C'era una scala che scendeva al piano sottostante e sul lato della parete c'era tutta una serie di cassettoni di legno, di coperture di legno. Questo è successo dopo un po' di tempo, che era ben occultata. Si riuscì a aprirne una e c'era un cunicolo, quindi altro indizio che... Un cunicolo che portava nei campi portava fuori. Quindi, dal comprensorio, quindi lungo. Sì, io non ci sono andato, qualcuno ci è andato e mi riferì così. Quindi se per ipotesi fosse fatta la classica operazione di andare fuori casa di Rina a fare la cosa... Scappava da là. Questo altro segno del destino che andò bene così quella mattina. Eccola qua. Questa è la villetta all'interno del comprensorio dove per anni, diciamo, Totò Riina aveva molti rifugi, molti covi, ma questo è uno dei più importanti. Certo. Che effetto le fa vederla oggi nelle mani dello Stato, una stazione dei carabinieri? È un successo che lo Stato riconquista anche simbolicamente pezzi del territorio che sono stati sottratti. Ho letto dei verbali dove Giuffrè, un altro pentito molto importante, e anche lo stesso Brusca, insomma, raccontano che Totò Riina era solito avere una cassaforte nei luoghi dove si nascondeva, dove inseriva molti documenti. È così? Esatto. Brusca dice proprio che Brusca era molto vicino
a Totò Riina, che in ogni covo, perché Riina si era spostato in diverse case, in ogni covo lui si portava sempre con sé i documenti a cui teneva di più e spesso aveva delle cassaforti dove le nascondeva. Nella villa c'era? Nella villa poi venne trovata. Come venne trovata? Venne trovata smurata praticamente, asportata, si portarono via, hanno fatto il buco per poter prendere tutto quello che stava dentro quella cassaforte. E Giuffrè, uomo vicino invece a Bernardo Provenzano, diciamo l'altra faccia della Luna, l'altra faccia di Cosa Nostra, dice che Provenzano sospettava che lì, comunque, sospettava, fece intendere, Provenzano fece intendere che lì poteva esserci una copia del famoso papello. La cassaforte dove era, scusi? Era subito entrando. Quanto era grande, fisicamente? Era lo studio, alta così, com'era? Era circa, sarà stata circa 70 centimetri di altezza, non arrivava al metro. Profonda? Una quarantina, cinquantina. Beh, insomma, ci stava. Una bella cassaforte, sì, ci stava roba. Colorata di oro, verde. C'era... Ma aperta, come la trovi? No, era tutta chiusa, eccetera. Fu poi bucata dal di dietro, dalla stanza di dietro, perché non si riusciva aprire, comunque era completamente vuota, quindi le tolgo ogni dubbio. Vuota? Beh, certo, questo è un'altra cosa su cui poi si è ricamato per anni, se c'era il papello famoso che disse Ciancimino, se c'erano altre cose così, altri pizzini, però non lo potrà dire mai nessuno. In quella casa si dice che ci fossero carte importanti. Evidentemente sì, se gli hanno dato questo tempo di ripulire è perché c'erano qualcosa di importante. Ma che cosa secondo lei ci poteva essere dentro? A livello documenti sicuramente. Ma sa che si parla di famoso papello, si parla di... Documenti. Perciò qualcuno sarà stato d'accordo a dargli del tempo per portare via tutto. Tra quei documenti secondo lei c'era anche... Poteva esserci anche l'agenda rossa di Borsellino? Questo non lo so. So che poi ci sono stati incontri per questa agenda rossa. Che incontri? Incontri che preferisco per adesso non approfondire. C'è qualche copia in mano a più persone. Mi sembra quasi che lei dica l'hanno presa, l'hanno copiata per darla a più persone? Sì. Perché quello è il vero oggetto forse della trattativa. Chi ha quei documenti è il padrone di tanti segreti. Chi ha quei documenti sa che tu ce li hai... Evidentemente nessuno di quelli può fare il... Può fare? Perché può fare giochetti strani. Baiardo, che è un uomo importante vicino a Graviano, uno dei super boss della mafia, dice che in realtà in quella cassaforte ci sarebbe stata anche la famosa agenda rossa. È credibile? Io devo dire la verità, ci credo poco, perché bene o male... L'agenda rossa, chi l'ha prese, ci sono perfino i filmati che ci fanno intendere che chi entrò nella macchina per primo sono stati uomini dello Stato e c'è lì una foto famosa che ritrae un ufficiale dei carabinieri che era con la borsa in mano. Allora, se in quella borsa c'era l'agenda rossa e se poi quella borsa o l'agenda venne consegnata a qualcuno, certamente quell'ufficiale dei carabinieri non la consegnò agli uomini della mafia, la consegnò a uomini dello Stato. Io posso dirci perché cosa tutte se dicono che c'era questa gente, che c'erano queste cose, che c'erano queste appunte e poi non si trova la gente. Allora, il discorso della se servizi segreti, che cosa facevano, che cosa hanno fatto? È quello che noi stiamo cercando di capire. Io, per questo siamo qua. Io se lei ci voleva dare qualche. Io se ci avessi avuto contatto con queste signore, direi che ho avuto contatto, oppure queste signore dell'anno ho avuto contatto. Ma non io non ho avuto contatto con nessuno. Signor Rio, però può anche darti che questi contatti li abbia avuto. Ma io non so se ci sono i cacci che hanno avuto, io non ho incaricato a nessuno. Thank you.
I documenti che erano qua dentro sono quelli forse decisivi per la trattativa. Quelli decisivi per la trattativa, e probabilmente oggi sapremmo tante verità su quella stagione delle stragi, se avessimo messo le mani su quelle carte. Dottorina, si dice, avesse molti documenti in quella casa, in quella villa. Certo, doveva averne una quantità enorme. Pensi che quando l'abbiamo arrestato, nelle sue tasche, nel borsello, abbiamo trovato un'enorme quantità di documenti, di pizzini, sui quali abbiamo indagato per moltissimi mesi, per anni, perché si riguardavano rapporti, appalti, grandi opere, distribuzione di lavori, sottoposizioni a pizzo, messe a posto. Quindi tutta una quantità di documenti sui quali era necessario indagare per individuare le persone che li avevano mandati, quali dovevano ricevere, eccetera. Pensi un po' cosa ci dovesse essere a casa nella cassaforte. La perquisizione non è stata fatta perché si voleva favorire Rina o gli uomini di Cosa Nostra. La perquisizione non è stata fatta perché bisognava preservare quella trattativa, e forse era parte di quella trattativa, nel senso che qualcuno dentro Cosa Nostra diede per vie indirette l'imbeccata giusta per individuare Rina, offrendo Cosa Nostra come capro espiatorio dottor Rina. Ma i documenti no. Esatto. I documenti che aveva Rina dovevano passare alle mani di chi sarebbe venuto dopo. E passarono nelle mani di Provenzano? La nostra ricostruzione, anche nel processo trattativa, sì. Oggi sono nelle mani di Matteo Messina Denaro. Oggi sono certamente. Non può non essere il capo del momento a tenere questi documenti, che sono la vera arma del potere e l'arma del ricatto. Dice Massimo Ciancimino che il Provenzano avrebbe addirittura indicato su una mappa topografica il luogo in cui si trova la villa Via Bernini, sostanzialmente. Ecco, lei. Io le posso dire una cosa, che Ciancimino non ha mai saputo niente di me, ma Provenzano, forse ancora altrettanto, Provenzano era un mio paesano, era un corleonese. Devo dire la verità, come io non lo conosco, questo posso dire con Leonese. Però Provenzano non ho mai saputo dove abito io. Provenzano non mi poteva far arrestare perché non lo sapeva. Baduccio Di Maggio nemmeno, però Baduccio Di Maggio qualche volta me la stava là, cioè, cercando, ci dice le posizioni, non mi avesse potuto trovare, perché non mi trovavo il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, un mattino che è semanata a cercare, perché prima dice di aprire tante belline, tante cose, tante perquisizioni che lei le trova a qualche parte, e quindi queste belline cercava la corrina e non lo trovavano mai. Però dopo giorni purtroppo è successo che fino a quella mattina io uscivo e mi arrestavo. Sopra un furgone che era lì, che io vedo questo furgone quando esco, e disse: ma sto furgone, mi impressionò sto furgone. Dice: questo furgone c'è il carabiniere con Damaggio, logicamente. Tutto insieme a me, signor procuratore, questa è la ragione, la verità, che Provenzano non poteva dire, non poteva fare, perché non sapeva dove ero, dove non ero. Questo viaggio aveva avuto come luogo simbolico il labirinto del Cretto di Burri, perché era complicato cercare le verità, trovarle. Noi abbiamo provato, abbiamo sollevato molte domande, le quali, lo ricordo, non sono mai state date risposte. Nel finale del nostro racconto avevo scelto un anno fa di intervistare il PM Nino Di Matteo.
è chiaro che si poneva un problema della ragion di Stato. Cosa si poteva fare per evitare le stragi? Adesso lo ascolterete cosa dice, qual è il limite nel confronto con la mafia, l'idea che ha il dottor Di Matteo, ma ascolterete anche un tema che sta per diventare centrale, ancora oggi non ha avuto una risposta, il famoso ergastolo ostativo. Il Parlamento d'Italia aveva un anno per decidere cosa fare, ancora adesso non ha deciso e i mafiosi condannati all'ergastolo 41 bis in carcere stanno aspettando. Ascoltate cosa dice il dottor Nino Di Matteo. C'erano le bombe, c'erano state le stragi e lo Stato, una specie di trattativa, doveva farla anche con la mafia per porre fine alle stragi o lì non si doveva trattare? Trattando con i capi di Cosa Nostra in quel momento, chiedendo loro cosa volessero i capi di Cosa Nostra per interrompere la scia di sangue che era già iniziata con l'omicidio Lima, lo Stato ha rafforzato Cosa Nostra. L'ha riconosciuta come un proprio interlocutore e soprattutto ha convinto Riina e gli altri capi dell'organizzazione mafiosa che quella strategia che era iniziata a colpi di delitti eccellenti e attentati come quello di Capaci era una strategia che pagava. Riina, quando aveva cominciato a concepire il suo programma stragista, aveva detto ai suoi più stretti collaboratori: bisogna fare la guerra per poi fare la pace. Aveva ben chiaro un dato: più semino il terrore, più spero che lo Stato possa farsi avanti per ricostituire poi, ecco che significa fare la pace, nuovi contatti politici. Lo Stato aveva iniziato a piegare le ginocchia e Riina voleva a quel punto, ed era nelle condizioni, impugnando il coltello dalla parte del manico, di metterlo definitivamente in ginocchio. Se lo Stato non avesse cercato Riina e Cosa Nostra, probabilmente, soprattutto dopo l'arresto di Riina, Cosa Nostra non avrebbe avuto l'ardire di continuare a sfidare lo Stato con 7 stragi compiute nell'arco di un anno e mezzo. Uno sconvolgimento per la nostra democrazia. Pensare che oggi noi possiamo in qualche modo dimenticare o lasciare alle spalle definitivamente quei fatti come se appartenessero a un passato che non ci può interessare più è veramente un comportamento non accettabile nei confronti del nostro paese. Riina ormai non partecipava alle udienze degli altri processi, ma non perdeva una battuta del processo per la trattativa Stato-mafia. Partecipava dalla sua cella in videoconferenza, comunque dal carcere di Opera in videoconferenza, a tutte le udienze. E quando gli operatori del GOM, della polizia penitenziaria, lo chiamavano, lui chiedeva sempre di quale processo si tratta. Ne aveva avuti tanti e ne aveva tanti che poteva anche confondersi. Gli avevano detto che si trattava del processo della trattativa e mentre si avviava dalla sua cella alla stanza dove avrebbe partecipato in videoconferenza all'udienza, disse queste parole. Io sono stato cercato dallo Stato. Al governo dovevo vendere i morti. Da lì pensammo che evidentemente era un soggetto, un imputato che era tanto interessato a quella tematica e che forse avrebbe potuto e desiderato parlare di questa tematica. L'unica persona con la quale poteva parlare era il suo compagno di socialità e abbiamo richiesto e ottenuto dal GIP l'autorizzazione per l'intercettazione delle conversazioni. È stato come vivere
pezzo importante di storia della mafia, non solo della mafia, ma del nostro paese, in diretta. Era veramente impressionante anche ascoltare il modo con il quale Riina rivendicava l'orgoglio criminale di aver fatto quello che non era riuscito a nessun altro criminale al mondo, cioè mettere in ginocchio lo Stato, organizzare attentati in danno di giudici, politici. Ricordava la vicenda di Capaci, di Via D'Amelio, in termini anche dispregiativi, anche della memoria personale dei giudici Falcone e Borsellino. I primi, quelli della macchina, erano 5, sono scomparsi tutto pezzo pezzo. Li hanno presi, non ne hanno trovato niente, nulla. Che cosa è successo? Si sono disintegrati, i corpi sono smembrati, pezzo pezzo. Minchia, potenza, potenza, bomba, potenza, bombardamento. Quando sarà che i ragazzi leggeranno la situazione, che diranno? Perché a scuola la studiano questa cosa. Diranno, ma chi era questo ingegnere potentoso? Chi era? Non la possono digerire. Non la possono digerire, non la possono digerire. È un esempio dato, proprio dato. Sono isolato da quando sono in galera. 21 anni isolato. Ma questo sempre isolato è stato. Noi altri abbiamo fatto il nostro dovere di vedere di poterlo fare recuperare. Ma questo non si può recuperare, è irrecuperabile. Vi faccio vedere io chi sono. Chi sono le persone sulla terra. Se io restiamo fuori, io continuo a fare un macello. Continuo al massimo livello. Ormai c'era l'ingranaggio. Questo sistema e basta. Minchia, eravamo tutti mafiosi. I capi mafia. Totò Riina non li faceva passare. Sono parole molto forti, che fanno capire come Totò Riina non avesse nessuna intenzione di cambiare. Se mai fosse uscito non sarebbe cambiato. Ecco, le chiedo un suo commento su questa inevitabile, sembra, no, decisione di dover approntare una legge che dovrebbe modificare quello che è l'ergastolo stativo. Torniamo sempre all'oggetto della trattativa alla fine. Sono passati tanti anni, ma allora chiedevano l'abolizione del 41 bis e oggi siamo arrivati. L'unica pena che veramente è temuta dai mafiosi è quella dell'ergastolo. Cioè loro mettono in preventivo di stare anni in galera. Sì. Perché lo sanno. Però quale galera? L'ergastolo è da loro temuto, soprattutto, non soltanto perché il fine pena mai, ma soprattutto se l'ergastolo è veramente ergastolo, cioè impedisce loro di continuare a comandare, di continuare a far valere anche semplicemente simbolicamente il loro prestigio e il loro peso criminale. Per questo, nel periodo delle stragi, tra gli altri obiettivi, hanno mirato alla abolizione dell'ergastolo. Oggi penso che, purtroppo, oggettivamente, quella loro volontà, quel loro obiettivo si stia in qualche modo realizzando. E fa un po' rabbia pensare che oggettivamente si sta realizzando uno degli obiettivi per i quali hanno fatto le stragi. Il mafioso che compie una strage o un omicidio eccellente lo fa non soltanto per eliminare un obiettivo, un nemico, ma è un'affermazione di predominio del sistema mafioso rispetto al sistema statuale e rispetto al sistema democratico. Allora, anche quegli uomini possono uscire da quei contesti, però ne possono uscire soltanto ripudiando quel contesto,
Ma il ripudio non può essere soltanto formale. Il ripudio deve essere dimostrato attraverso una collaborazione con la giustizia. Se un mafioso, anche il peggiore degli stragisti, dimostra attraverso una collaborazione che sia seria, attendibile, riscontrata, di volere rinnegare quel passato, possiamo dire che è uscito da quel sistema criminale, altrimenti continua a farne parte e ne farà parte fino all'ultimo giorno della sua vita. Fa un po' specie considerare, e non lo considero nemmeno molto corretto, che gli ergastoli siano tutti uguali e gli ergastolani sono tutti uguali. Fu Giovanni Falcone per primo a capire e a illustrare anche pubblicamente la specificità del sistema e a concepire quella normativa penitenziaria con l'ergastolo stativo come base principale, che oggi viene smantellata. Il dato oggettivo è questo. E io credo che in questo momento, anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, molti mafiosi e stragisti siano molto contenti. Nessuno vuole concepire la pena come una vendetta dello Stato. Però lo Stato ha anche delle finalità di prevenzione che devono sempre far considerare la specificità del sistema mafioso, anche nell'ottica della tutela di altri principi costituzionali altrettanto importanti e fondamentali quanto quello della rieducazione del condannato. Se si sposano i miei figli e può nascere qualche altro Totò, chi lo sa, io ci spero, può nascere qualche nipote. Ci spero, potrebbe succedere che qualche cosa che prendesse l'impronta del nonno con questa personalità mia. Potrebbe succedere che un altro